In diretta con noi lo ringrazio, lo saluto Gianvito Zazzo, dirigente del commissariato della polizia di Afragola. Grazie, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Le chiedo solamente un istante ancora perché vediamo le immagini di una iniziativa importante, significativa, di sensibilizzazione proprio a Caivano e poi lo commentiamo insieme. E oggi è un giorno importante perché da un punto di vista repressivo si è data una svolta a una vicenda dolorosissima. Noi siamo qui oggi per un'affermazione di legalità. Nelle stesse ore degli arresti per lo stupro di Caivano, la polizia è tornata nel comune napoletano per dedicare tutta la giornata alla legalità. Oltre 1000 studenti provenienti dalle scuole del paese e dei comuni vicini entrano nel villaggio della legalità del Parco Verde per incontrare gli agenti e per conoscere le diverse specialità della polizia, da quella postale alla stradale, dalla ferroviaria alla scientifica. Ci sono gli atleti delle Fiamme Oro, gli artificieri, i cinofili e i nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Molto soddisfatto Don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra che aveva invitato il presidente del Consiglio al Parco Verde di Caivano, che Giorgia Meloni definì una zona franca dello Stato. In questo mese abbiamo visto qualche cosa che secondo me non si è mai visto in Italia. Io il 25 di agosto ho scritto un messaggino, un WhatsApp, pensate, al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ho detto: guarda, vieni ad aiutarci, vieni a farci comprendere che anche noi siamo italiani e siamo europei. Nel giro di un mese lei è venuta con 3 ministri, 2 sottosegretari, il capo della polizia e ha fatto delle promesse e mi sembra che le stia mantenendo. Un'iniziativa, quella di oggi, per sensibilizzare i più giovani sui temi della legalità, per una maggiore consapevolezza sulle conseguenze delle azioni che vengono compiute sia nel mondo reale che in quello virtuale. Si continuerà in questo lavoro, si sta continuando per esempio per la ripresa del centro sportivo, ma anche 1000 altre attività. Vicequestore Zazzo, questa giornata della legalità quanto è importante? È una giornata di costruzione, no? Dopo tanta anche distruzione che si è vista. Assolutamente, per me è fondamentale, dopo i vari momenti repressivi, momenti necessari e dolorosi se vogliamo, quando riguarda magari ragazzi molto giovani, è il momento della prevenzione, dell'educazione alla legalità. Fondamentalmente la prevenzione intesa come approccio alla cittadinanza per consentire alle persone di conoscere le regole, conoscere l'altro, conoscere i pericoli, perché spesso è quello il punto, è un problema di conoscenza. Quindi qui come cittadini della polizia per presentarci, per far conoscere soprattutto i più giovani la realtà delle forze dell'ordine, della polizia di Stato e anche ciò che possiamo dare non solo e non tanto in una logica repressiva ma preventiva, cioè come approccio, come punto di riferimento, come consigli su come gestire la realtà su strada, la realtà virtuale e le tante problematiche che i nostri giovani devono vivere. In territori complessi come questo ovviamente sono amplificati i pericoli e ovviamente sono a volte meno strutturati, quindi la necessità del contatto e della vicinanza è maggiore. E sottolineiamo che sono stati invitati 1000 bambini delle scuole di Caivano, anche delle scuole limitrofe. Ci racconti, vicequestore, come sta andando questa giornata della legalità, anche che cosa vi chiedono i bambini, che non possiamo naturalmente inquadrare, ma immagino che le domande, anche le curiosità sulle diverse specialità, come si chiamano, discipline della polizia, immagino ne siano arrivate tante. Sì, guardi, sta andando benissimo, ma anche perché i ragazzi poi spesso sorprendono gli adulti in assoluto, per cui sono curiosi, vogliono capire tante cose, appunto, magari non le conoscono e magari dal dettaglio di come la polizia stradale fa i controlli per evitare che persone magari ubriache possano commettere fatti gravissimi e far male delle persone, piuttosto che all'approccio su internet. Quindi in realtà le domande sono tante. Poi i ragazzi sono, come sappiamo, particolarmente avanti, se vogliamo, nella conoscenza della realtà, ma non ne conoscono davvero i pericoli, come per esempio il discorso social, piuttosto che le specialità, le specializzazioni della Polizia di Stato, no? Certo. Che è partendo articolata e complessa, polizia ferroviaria, scientifica e quant'altro. Molto curiosi, molto attenti, noi abbiamo cercato di dare un approccio semplice, ovviamente, e soprattutto caldo, in maniera tale da far percepire lo Stato, le forze dell'ordine, la Polizia di Stato oggi, in una maniera vicina, prossima, perché quello è il punto, perché tante volte il disagio è ovviamente percepito molto prima, allora percepirlo, rilevarlo, avvicinarsi alle forze dell'ordine, alla polizia di Stato,
prima che accadano fatti su cui sia necessario il momento repressivo, avvicinarsi e avere anche quella confidenza, quella conoscenza, quella familiarità che magari incomincia a ridurre i rischi, i problemi, i pericoli e anche, perché no, gli arresti. Nel salutarla, vicequestore Zazzo, c'è magari una domanda anche da parte di un bambino o qualcosa che comunque in questa giornata, che ancora non si è conclusa, della legalità lì a Caivano l'ha colpita particolarmente? Un suo punto di vista soggettivo? Ma erano tantissime, in verità, veramente rischierei di... veramente erano tante, tantissime, dalle più semplici alle più complicate, veramente tante. Era un approccio fantastico, è stato emozionante, ma in realtà questo vale sempre, sa? Questo vale sempre, ne ho fatte tante iniziative e oserei dire che nei territori complessi, in verità, la curiosità forse è anche maggiore, sa? Proprio perché sono un po' meno abituate, magari vedendo o proponendo modelli magari negativi o vivendoli, subendoli, modelli negativi, sono meno abituate e quindi sono in realtà più curiosi, perché in realtà è una fase in cui possono essere ampiamente plasmati. Grazie al vicequestore Gianvito Zazzo, commissariato della Polizia di Afragola, e buon lavoro e buona giornata della legalità.